Chiamiamo quindi il voto contrario del gruppo di Forza Italia, peraltro già espresso in sede di prima lettura qui alla Camera e poi successivamente al Senato. Quindi consegno, grazie. Grazie, autorizzato. È scritto a parlare l'onorevole De Lorenzi, se ne ha facoltà. Grazie Presidente. Io non anticipo la dichiarazione di voto che faranno i miei colleghi sull'intero provvedimento, perché ovviamente questo richiede una valutazione sicuramente più approfondita e più articolata. Mi soffermerò però su alcuni dei provvedimenti che sono stati inseriti in questa norma, in particolare quelli che riguardano la mobilità sostenibile e nello specifico la mobilità ciclabile. Questo collegato ambientale per fortuna recepisce alcune norme, porta avanti degli interventi che per noi sono essenziali. È stato ricordato già da altri colleghi che si interviene nella definizione del mobility manager per gli istituti scolastici ed è sicuramente un passo avanti al pari di quello che succede in altri paesi dell'Unione Europea. Ancora si finanziano gli interventi per la realizzazione di percorsi ciclabili, anche questo ci sembra una misura senz'altro degna di nota. Ma Presidente, io voglio intervenire ancora con maggiore... Sì, Presidente, concludo. Con maggiore enfasi, perché in questo collegato ambientale si recepisce la proposta di legge presentata 2 anni fa dal Movimento 5 Stelle, a mia prima firma, che riguarda l'infortunio in itinere. Io su questo, come dire, non posso che esprimere il mio orgoglio personale, ma non è una vittoria del Movimento 5 Stelle, Presidente, è una vittoria dei cittadini e soprattutto di tutte quelle associazioni che, in particolare la FIAB, che si sono prodigate per affrontare questo tema in Parlamento e che hanno proposto prima delle elezioni del 2012, del 2013, una campagna per tutti i candidati alle politiche prima di entrare in Parlamento. E ancora di più, Presidente, io voglio ricordare e ringraziare tutti coloro che coraggiosamente ogni giorno, in silenzio probabilmente e sicuramente però per scelta, preferiscono usare la bicicletta invece dell'auto privata negli spostamenti tra la casa e il lavoro. Grazie. Grazie a lei. È ora iscritto a parlare l'onorevole Zolezzi, ne ha facoltà. Grazie Presidente. In questi giorni stiamo affrontando l'ambiente è un po' la nostra vita e la mala politica credo che voglia minare proprio l'ambiente e purtroppo lo fa. Con questo provvedimento forse mettiamo qualche seme positivo per far regredire questo cancro della mala politica, questo renzoma, questa cosa che davvero sta rischiando di ridurre in fin di vita la nostra società, la nostra economia. Il renzoma fa così, ti tenta, ti dice ma ti do qualche soldo in più, ti tieni tutto lo stipendio, ti do gli incentivi se vuoi fare energia rinnovabile perché sennò non ce la fai. E questa è una tentazione a cui purtroppo troppi sono caduti, per cui il denaro diventa un fine e non uno strumento di vita e di fare politica. Il PIL ambientale è difficile da calcolare, ma è qualcosa di enorme e stavamo valutando che ci sono PIL negativi e positivi. Tra quelli negativi ricordi 48 miliardi dello studio.